Sono un po' un orso e quindi non sono schivo a certe manifestazioni, perché credo che sia un dovere il mio come scultore di fare le sculture. Tutto il resto sono delle sovrastrutture che non sono per me. Comunque, questo non vuol dire che non mi abbia fatto piacere questo premio, mi ha fatto piacere come riconoscimento, ma però non me l'aspettavo, perché credo che siano tanti più bravi di me. Una mia fortuna è stata quella di capitare per caso a Pordenone, dopo aver risposto a un'inserzione del Gazzettino. Ero a Venezia, ero assistente all'Università di Venezia, facoltà di architettura a quell'epoca, e sono venuto a Pordenone avendo risposto con scetticismo anche a questa inserzione, che cercava un giovane architetto come designer di televisori. Sono stato selezionato e assunto. E sono rimasto 10 anni alla Seleco, innovando tutta la produzione di questa azienda. Dopodiché sono uscito dalla Seleco e ho attivato la libera professione. Io credo di aver dato il mio contributo per creare il CRO di Aviano, perché l'ho visto nascere, ci ho lavorato dall'inizio, proprio dagli albori. Però dico, al di là della mia umile persona, è un riconoscimento che va al mio istituto e deve essere riconosciuto come una struttura estremamente valida, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Come dicevo nel discorso prima, nei ringraziamenti, ci sono tantissimi giovani ricercatori, belle teste, belle menti, bei cervelli che stanno anche rientrando, ragazzi che hanno studiato all'estero, ma ci sono anche grandissimi professionisti che vi operano. Noi abbiamo pazienti che ormai per la nostra capacità vengono un po' da tutta Italia e anche da altri paesi, e questo deve essere anche un onore, non solo per chi ci lavora ma anche per la nostra comunità. Noi vogliamo che questi uomini siano poi il momento di aggregazione della comunità. Io sono della stessa città di Igne, di Molinis, di Trovò. Cioè, questi sono i nostri rappresentanti. È un momento per essere orgogliosi di questa città, insomma, di questa comunità. Queste cerimonie sono degli atti fondativi per la nostra comunità. Quello che facciamo oggi deve essere visto come il risultato dei valori che ci hanno trasmessi e che queste persone hanno interpretato in modo così profondo e con questa grande passione, ma nello stesso tempo un atto di fondazione che dobbiamo proporre a chi verrà dopo di noi, perché con questi valori noi riusciremo ad andare avanti, riusciremo ad affrontare tutte le intemperie che ci sono in questo momento politico e di vita del nostro paese.